Uno sguardo alla storia mostra che la nostra comprensione dell'universo ha già subito alcuni cambiamenti drastici. I nostri antenati erano ancora convinti che l'universo fosse una struttura più o meno rigida, con il disco della Terra piatta al centro. Oggi sappiamo che il nostro pianeta natale blu è solo un minuscolo fenomeno marginale nel contesto generale dell'universo. Insieme a milioni e milioni di altri corpi celesti, la Terra forma un gigantesco complesso di pianeti, lune e stelle, che chiamiamo uno spazio in rapida espansione, la loro casa. Si potrebbe dire che ogni nuova scoperta nell'universo è anche come una partenza in un mondo alieno. Con ogni scoperta galattica espandiamo la nostra conoscenza della struttura, delle interazioni e delle caratteristiche del cosmo. Di conseguenza siamo già riusciti in passato a comprendere meglio la natura dei nostri pianeti vicini, ad aggiungere alle mappe stellari formazioni mozzafiato come i buchi neri e a riconoscere che l'universo si sta espandendo molto più velocemente di quanto tutte le previsioni scientifiche avessero previsto. Quindi, mentre le scoperte e le intuizioni pertinenti ci stanno aiutando ad approfondire e ad espandere in modo significativo la nostra conoscenza della nostra casa galattica, alcune scoperte cosmiche hanno già portato a un completo sconvolgimento nella nostra comprensione scientifica. Anche le 10 scoperte e teorie mozzafiato che vorremmo presentarvi oggi ci mostrano ancora una volta che siamo lontani dall'aver decifrato tutti i misteri dell'universo. Entusiasti delle scoperte rivoluzionarie nel nostro universo? Allora ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per unirti a noi nel nostro viaggio verso i più grandi misteri dell'universo. Sentiti libero di mostrarci con il pollice in su che possiamo tenerti impegnato con il contenuto dei nostri video. Manipolazione della luce. Ciò che il fisico olandese Christiaan Huygens propose nel XVII secolo è stato ora riportato alla vita scientifica. Il poliedrico, una volta, sognava di manipolare attivamente i raggi luminosi con l'aiuto di una sottile superficie elettrica, e in effetti alcuni scienziati della Lancaster University in Gran Bretagna si sono recentemente resi conto che elementi speciali come lo stronzio e l'itterbio potevano davvero essere usati per questo sforzo mozzafiato. In particolare, gli scienziati hanno iniziato raffreddando gli atomi fino a temperature prossime allo zero assoluto. Hanno quindi utilizzato i laser per manipolare questi cosiddetti atomi ultrafreddi e influenzare la loro interazione con la luce. Alla fine gli esperti sono stati in grado di reindirizzare i raggi di luce lungo i loro percorsi. Gli esperti sperano che questa scoperta rivoluzionaria porti a nuove intuizioni nel campo della meccanica quantistica in futuro. Una nuova forza galattica. Se si seguono le spiegazioni degli esperti, allora esistono quattro forze fondamentali che stanno alla base di tutti gli spettacoli nell'universo. In dettaglio questo significa gravità, forza elettromagnetica e interazioni forte-debole. Una nuova realizzazione raggiunta dai colleghi della struttura di ricerca su larga scala del CERN potrebbe significare che questa squadra di forze di base galattiche sarà ampliata da un altro elemento. Negli anni passati i ricercatori hanno utilizzato il Large Hadron Collider per produrre le cosiddette particelle di mesone B. Queste particelle subatomiche instabili hanno la proprietà di decadere estremamente velocemente e formare muoni ed elettroni. Le previsioni degli esperti prevedevano che i mesoni B sarebbero decaduti in elettroni e muoni in proporzioni uguali. In realtà, tuttavia, divenne subito chiaro che le particelle subatomiche avevano in effetti molte più probabilità di decadere in elettroni. Questo fatto inaspettato indica un tipo precedentemente sconosciuto di forza quantistica. Particella sconosciuta. Parlando del CERN, il Large Hadron Collider, appena citato, è senza dubbio uno degli strumenti scientifici più eccezionali del nostro tempo. In dettaglio, l'acceleratore di particelle, entrato in funzione nel 2008, crea particelle rare, accelerando i protoni subatomici fino a quasi la velocità della luce, e poi facendoli scontrare. Alcuni anni fa, quando i ricercatori hanno esaminato i dati ottenuti nel processo, si sono imbattuti in un dettaglio insolito, la prova di una particella sconosciuta che ha circa il doppio della massa di un atomo di carbonio. E poi si suppone che anche un sorprendente eccesso di muoni stia causando molto sconcerto da parte degli scienziati. Gravità massiccia. Quando i ricercatori si sono resi conto negli anni 90 che l'espansione dell'universo stava avvenendo in modo inaspettatamente veloce, hanno postulato una nuova forma di energia che potrebbe spiegare il tasso sorprendentemente alto di espansione del cosmo, l'energia oscura. Il problema:
Ad oggi nessun esperto può dire cosa sia questa forza inquietante e come funzioni. La nuova tesi della fisica Claudia de Ram potrebbe ora aiutarci ad avvicinarci di un passo alla risposta a questa domanda galattica. Questa ipotesi si basa sulla teoria della gravitazione massiccia. Questa teoria afferma che la gravità è controllata da alcune particelle, i gravitoni. Mentre la maggior parte dei fisici è dell'opinione che quei gravitoni non possiedano una massa intrinseca, de Ram è convinta del fatto che lo abbiano. Se questa teoria della gravità massiccia è corretta, potrebbe anche spiegare i rapidi processi di espansione dell'universo. Segnali dai tempi primordiali. Corre l'anno 2018 quando gli astronomi pubblicano una scoperta notevole. I ricercatori hanno annunciato di aver registrato segnali provenienti da alcune delle prime stelle dell'universo. Secondo i risultati, le fonti di questo debole segnale radio potrebbero essere stati quei corpi celesti incredibilmente luminosi che si sono formati solo 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Mentre l'intervallo di tempo di 180 milioni di anni sembra, a prima vista, una durata estremamente lunga, nel contesto totale galattico è solo un battito di ciglia. I ricercatori presumono che le stelle si siano formate in quel periodo primordiale in cui l'universo è emerso per la prima volta dall'oscurità totale. In altre parole, i segnali ricevuti aprono una finestra mozzafiato sul passato della nostra casa galattica. Immagine di un buco nero. Ormai sappiamo dell'esistenza dei buchi neri da molti decenni. Tuttavia, è stato solo nel 2019 che siamo riusciti a catturare per la prima volta l'immagine del bordo di un buco nero. Questa pietra miliare è stata raggiunta con l'aiuto del Event Horizon Telescope, una rete globale di telescopi altamente complessi. Il buco nero in questione, che rientrerebbe nei libri di storia terrestre, si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra, dove abbellisce il centro di una galassia vicina. Misurando la luce polarizzata emessa dagli elettroni che ruotano attorno al mostro gravitazionale, i ricercatori sono anche riusciti a raccogliere importanti informazioni sul campo magnetico ordinato del buco nero. Partenza nella quarta dimensione. Per guardare dietro la facciata dell'universo, alcuni ricercatori hanno iniziato a modellare mondi sintetici in speciali laboratori quantistici che ci aprono una comprensione completamente nuova della realtà. Nel processo, gli esperti hanno già riscontrato alcuni effetti mozzafiato nei loro postulati spazi quadridimensionali che, secondo loro, sono estremamente difficili da comprendere. Esistono già piani per espandere la ricerca per includere una quinta o addirittura una sesta dimensione. Nel corso delle loro ricerche, gli scienziati sperano di imbattersi in nuove particelle esotiche. Cannibalismo cosmico. In passato, i ricercatori credevano ancora che la galassia nana Tucana 2 fosse un complesso relativamente piccolo di corpi celesti. Un esame più attento di un ammasso di stelle situato ai margini di questa antica galassia, tuttavia, ha permesso agli scienziati di ottenere una visione dettagliata del periodo di formazione di Tucana 2. A circa 3500 anni luce dal nucleo della galassia, gli astronomi hanno scoperto 9 nuove stelle. Questa scoperta mostra che Tucana 2 è in realtà molto più grande di quanto gli esperti avessero pensato in precedenza. Suggerisce anche che i corpi celesti appena scoperti siano molto più antichi delle altre stelle della galassia. Per spiegare questa circostanza, gli scienziati hanno utilizzato due approcci. È possibile che le stelle corrispondenti siano state mantenute in posizione per milioni di anni dall'attrazione della galassia. Se questo è il caso, in Tucana 2 dovrebbe esserci una quantità di materia oscura 4 volte superiore a quella prevista dagli esperti. L'altra spiegazione, tuttavia, si basa su un processo noto come cannibalismo galattico. Questo si riferisce alla fusione di 2 galassie precedentemente indipendenti. Il tempo va indietro. Quello che a prima vista suona come l'idea creativa di un fantasioso autore di fantascienza potrebbe avere un nocciolo di verità. E se il tempo non solo andasse avanti, ma anche indietro? Alcuni esperti ritengono che la struttura di base della nostra casa galattica possa essere spiegata da questa circostanza. Il fisico britannico Julian Barbour ha fatto notizia quando ha elaborato un modello di universo in cui il tempo si muove in 2 direzioni. Se lo scienziato ha ragione con la sua controversa teoria, un giorno potremmo incontrare un flusso temporale separato in cui il tempo praticamente scorre all'indietro e gli esseri viventi invecchiano da vecchi a giovani. Ipercaos quantistico. La fisica quantistica ha sempre avuto la reputazione di essere estremamente complessa, caotica e confusa.
Di recente, tuttavia, alcuni scienziati hanno registrato una straordinaria scoperta sulla natura caotica dei sistemi quantistici che potrebbe un giorno rivoluzionare completamente l'intero campo della tecnologia quantistica. Ma di cosa tratta questo cosiddetto ipercaos quantistico? I ricercatori hanno scoperto che i sistemi di archiviazione dei dati quantistici diventano sempre più caotici sotto l'influenza della luce laser. Di conseguenza, l'energia laser fa sì che il sistema corrispondente si comporti in modo praticamente casuale. Tuttavia, sembra esserci una costante centrale inerente a questo caos. Non importa quanto grande sia il sistema, la quantità di caos rimane la stessa. In futuro, questa intuizione potrebbe essere utilizzata per elevare le prestazioni dei computer quantistici a un nuovo livello. Cosa ne pensi del video di oggi? Mandaci i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback nei commenti. Infine, sentiti libero di dare un'occhiata agli altri video entusiasmanti sul nostro canale che abbiamo collegato per te nei titoli di coda. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!